tutti ragazzi e ben ritornati con noi per una nuova puntata di Otakumania. Io sono Alberto e questa volta non mi trovo solo per presentare questa nuova puntata. Magari tanti di voi lo conosceranno già, per chi non lo conosce sono in compagnia di Clay. Ciao Clay. Ciao Alberto, ciao pubblico di Otakumania. Allora, per chi già segue la nostra trasmissione su Otaku TV Italia, mi avrà già visto un paio di volte con lo speciale Belmezzo, con qualche unboxing dei Ghostbusters, ma anche solo di Watch Dogs. E abbiamo deciso questa volta di fare una puntata insieme per vedere come va. Se vi piace è tutto quanto. Diciamo per alzare un attimino l'intrattenimento di questa puntata per tutti quanti voi che ci seguite. Esattamente. Allora. Adesso di rito lascio la parola a Albi con i suoi soliti saluti e ringraziamenti. Allora io ci tengo per l'appunto, come stava dicendo il buon Clay, ringraziare questo fantastico canale che ci ospita per tutti i nostri appuntamenti settimanali, 4Music TV, trovabile come? Trovabile su Sky al numero 5613 e sul digitale terrestre al numero 613. Beh, detto questo io lascerei direttamente la parola a te per partire col clou della puntata, con la prima rubrica di oggi. Esatto, io partirei con Fabio Taddi, con i suoi tutorial interessantissimi, soprattutto non solo per i promaker ma anche per chi inizia a fare questo genere di cose, le protesi per maschere o per carnevale, Halloween in generale. Quindi lascio la parola a voi, vai Fabio. Ciao amici di Otaku TV Italia e benvenuti a un nuovo episodio di Fear Factor. L'altra volta abbiamo tirato fuori il nostro Mordin Solus dal calco e ora siamo pronti a dipingerlo, ma prima di fare ciò ci sono alcuni accorgimenti di cui è necessario parlarvi. Appena si estrae una maschera dal calco, in questo caso il nostro Mordin Solus è una maschera che copre tutta la testa, bisogna fare molta, molta attenzione nell'estrarlo. L'altra volta l'abbiamo estratto, è uscito molto bene, lo si estrae con pazienza e tranquillità, e una volta estratto che cosa bisogna fare? Ci sono alcune cose da fare prima di dipingerlo. Innanzitutto bisogna eliminare le imperfezioni. Ora, che cosa sono le imperfezioni? Nel caso di una maschera volto, sono ad esempio i bordi piuttosto irregolari, poiché quando si è collato il lattice e lo si è lasciato pieno nel calco, una volta rovesciandolo nella confezione si è formato dei piccoli stratini molto molto leggeri nel contorno, che quelli ovviamente non servono e vanno eliminati. Nel caso di un mostro tutta testa, le maggiori cose inutili sono verso il collo. Vi sono magari degli avanzi, delle piccole pellicine di lattice che non servono. Ecco, con l'ausilio di forbici andiamo a tagliarle molto molto delicatamente. Poi, secondariamente, una maschera appena esce dal calco è molto 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 grezza. Può capitare che vi siano piccole bolle d'aria, piccoli pallini di lattice o leggerissime imperfezioni. Ecco, andiamo a eliminare anche quelle piccole parti, sempre con l'ausilio delle nostre forbici, ovviamente facendo la nostra massima attenzione nel farlo. E poi arriva la parte più importante, bisogna aprire occhi, naso, bocca e fuori per le orecchie, in questo caso, visto che è tutta testa. E che come facciamo? Molto semplicemente, se siamo stati bravi, e beh, spero che siamo stati bravi, andiamo a tagliare i fori dove li abbiamo scolpiti, ovvero ci siamo scolpiti l'incavo degli occhi, molto bene, andremo a tagliare lì, ci siamo scolpiti i buchi per le orecchie, i buchi per il naso e il taglio della bocca, molto bene, ci siamo già molto avvantaggiati. Però attenzione, attenzione, il nostro Mordin Solus che cos'è? È un alieno, molto bene, quindi è necessario che si veda nei nostri occhi? Assolutamente no, perché? Perché è un alieno con grandi occhi neri da insetto, per cui dove andremo ad aprire i fori per vedere? Proprio al centro dei nostri occhi? Eh no, andremo ad aprirli nell'incavo dell'orbita. Aprendoli nell'incavo dell'orbita daremo un effetto molto molto fantastico chiamato visione occultata. Che cos'è la visione occultata? Tu da dentro vedi benissimo quello che fai perché hai dei fori messi e aperti in modo molto intelligente. Chi ti guarda da fuori che cosa vedrà? Soltanto le orbite gigantesche nere del nostro alieno. Quindi andremo ad aprire i fori degli occhi in maniera oculata, quindi qui nell'incavo del nostro occhio, in modo che siano poco notabili dal di fuori e confortevoli per chi vede dall'interno.
Poi apriremo la nostra bocca, apriremo il nostro naso e, siccome è una testa intera, che cosa bisogna fare? Nel caso di una testa che non possiede un collo, e non è purtroppo questo il caso, per esempio il nostro The Mask, non è necessario aprire un taglio all'interno, al dietro della nostra maschera. Perché? Perché si infila tranquillamente facendo un minimo di attenzione. Il nostro Mordin Solus ha un buco molto piccolo del collo, poiché anche la sua parte del collo è stata scolpita. Quindi cosa dovremmo fare? Dovremmo tagliare un minimo di apertura dietro. E come la occulteremo? Beh, ci sono diverse vie. Potremmo usare del velcro, ma è molto più pratico una zip, una cerniera, opportunamente magari del colore della pelle che andremo a dare al nostro Mordin Solus. Quindi, beh, è meglio se vi faccio vedere innanzitutto un video del nostro Mordin Solus, un video molto piccolo, di come si muove indossato dopo che si è fatto tutti questi piccoli particolari. E ci vediamo tra pochissimo. Ah, avete visto? Avete notato? Si muoveva molto bene, ma non era minimamente attaccato alla mia faccia. Come mai si muoveva così bene? Come mai si muoveva come una protesi senza esserlo? Nella mia, non dico lunga perché non si finisce mai di imparare, nella mia carriera, chiamiamola così, di creatore di mostri, ho imparato a odiare con tutto me stesso e i make-up. Perché? I make-up li sa fare un po' chiunque. Colorarsi la faccia è molto spesso scomodo. Nel mio caso dà allergie e quindi l'odio viene aumentato. Nel caso di alcuni potrebbe anche dare allergie sia ai colori, sia al lattice, sia ai materiali, sia alle colle. Per cui, che cosa si può fare per rendere la nostra maschera mobile come fosse una protesi senza esserlo? Beh, presto detto, l'abbiamo visto la scorsa volta. Si riempie il calco sino all'orlo, mai spalmare il lattice, mai spalmare il lattice. E soprattutto mai farne più strati. Spalmare il lattice è un metodo perdi tempo, a meno che non sia strettamente necessario per cose che necessitano di uno spessore minimale, piccolissimo, come può essere un velo di protesi, una piccolissima cicatrice o qualcosa del genere. Ma anche in quel caso ci sono variabili indiscutibili. Spalmare il lattice, specialmente spalmarlo, aspettare che si asciughi e poi rispalmarlo, come molti suggeriscono, è un'idiozia, una gigantesca idiozia. Perché? Avete presente una millefoglie? Avete presente la consistenza di una millefoglie? A calco pieno, tutto pieno del nostro lattice, si forma un blocco unico di lattice, come se fosse un gigantesco, unico strato. Quindi sarà elasticissimo, quindi sarà bello resistente e quindi si muoverà sul volto di chi lo indosserà. Attattattatta, fermi tutti, fermi un attimo. È perché io lo so. Lo so che non mi credete, lo so, lo so. Io me lo sento, che se non ve lo faccio vedere, voi non vi fidate. Siete abituati a spalmare sto cavolo di lattice, ma, come potete vedere, pezzo unico. Non vi sto dicendo le bugie, pezzo unico. E ho anche praticato un foro. Potete vederlo, ho anche praticato un foro. Proprio per essere sicuri al 100%. Voi non mi credete che sono resistenti, io lo so. Ma se io faccio così e non succede un benemerito nulla, ed è bella come prima, ma voi volete un'altra prova? Eh sì, lo so, lo so, lo so. E allora facciamo così e tiriamo con tutta la nostra forza, senza che sia
Successo? Nulla. La maschera è ancora perfettamente integra, perfettamente elastica nonostante abbia dei, non abbia buchi. E soprattutto non si è rovinata minimamente nonostante il nostro buco che è ancora qui e non dà alcun problema. Ci posso infilare anche un dito dentro, guarda un po', c'è un dito dentro, si è allargato? Assolutamente no. Quindi spalmare il lattice è sbagliato, ne avete avuto la prova, non è magia, non è magia. È semplicemente ingegno e studio del materiale. Cari amici di Otaku TV Italia, ci vediamo al prossimo episodio di Fear Factor, dove finiremo il nostro Morden Solus. Mi fate tesoro di ciò che vi ho detto e alla prossima! Eccoci qua, ritornati in studio con il nostro buon Clay. Salutiamo il nostro Fabio Taddi per questa nuova puntata dedicata a Fear Factor. Che cos'è Fear Factor? È una rubrica dedicata alla costruzione di materiale di scena. È tutorial per la tutorial costruzione. Per la costruzione di materiale di scena e non solo. Attaccandomi, diciamo così, più che altro collegandomi a questo discorso, volevo fare una domanda a Clay. Beh Clay, magari molti delle persone che ci seguono da casa non lo sanno. Tu sei un prop maker. Allora, che cos'è un prop maker? Allora, i prop maker non sono altro che persone che con buona volontà si mettono e ricostruiscono, ricreano oggetti di scena. Io per esempio sono un Ghostbusters prop maker, quindi ricreo tutti gli oggetti che sono legati a Ghostbusters, lo zaino protonico, la trappola e tutte queste cose qua. Il buon Fabio, che è molto in gamba, ci insegna, ci fa vedere come fare tutto quello che riguarda il lattice, quindi le protesi per le varie ferite, delle maschere come quella che abbiamo visto oggi di Morden Solus, che l'ha colorata molto bene come ci aspettavamo ovviamente. E niente, praticamente il prop making, detto in inglese, è appunto questo, il ricreare gli oggetti che sono piaciuti ai fan di determinati film e vogliono avere quell'oggetto fra loro a casa loro, sulla mensolina o da qualche parte. E c'è molto molto lavoro dietro, perché che io sappia, quando tu ti cimenti per la creazione, per l'appunto, delle repliche degli zaini ipotonici, sono un pochettino lunghe come produzione. Eh sì, poi ovviamente dipende dall'oggetto che uno deve ricreare. Se basta fare uno stampo in gomma siliconica, poi colarci la resina, è relativamente veloce, ovvio, deve essere tutto fatto bene, preciso, perché soprattutto chi compra un prop vuole la perfezione, perché giustamente, ovviamente, se sei fan, esatto. Oppure come faccio io faccio due tipi di zaini, faccio gli zaini in legno, quindi devo partire da zero, quindi dal pezzo in legno, costruirmelo, tagliarlo, incollarlo, farlo e tutto quanto. Oppure, solito discorso, lo stampo in gomma siliconica e poi si fanno i vari strati di vetro resina. Comunque c'è sempre un lavoro enorme dietro, qualsiasi persona che costruisce qualcosa sa che dietro al prodotto finito c'è tanto lavoro, fatica, ma anche soddisfazione. Allora, lasciamo questo mondo dedicato al prop making, salutando di nuovo il nostro Fabio Taddi, e un attimino ricordiamo a tutti quanti voi i vari account dei nostri social network. Ci possono trovare come Otaku TV Italia sia su Facebook, la pagina ufficiale, Alberto Otaku TV Italia, oppure Clay Denbeck. Per quanto riguarda i nostri profili, se avete qualche info, qualche curiosità da chiederci per le prossime puntate, oppure ci trovate anche su Twitter, Google+, su Twitter @ Otaku TV Italia, Google+, Otaku TV Italia, e ormai il conosciuto canale YouTube, per l'appunto, Otaku TV Italia. Beh, detto questo, io partirei direttamente con la seconda rubrica di oggi, dedicato al mondo dei videogame e della tecnologia. Se non sbaglio, parliamo di Target Game. Ebbene, esatto. Sì. Allora, che quest'oggi ci hanno dedicato una puntata speciale per il Giappone, quindi tutte le nuove uscite di videogiochi, di anime e tutto quello che riguarda il Giappone. Oggi Giappu. Per chi si fosse collegato da poche puntate, ricordiamo che Target Game è una nuova rubrica nata grazie alla collaborazione fra Otaku TV Italia e 4News, nella persona di Alessandro e tutto il suo team, che si dedica apposta a questa rubrica per intrattenervi con le ultime novità, come stava dicendo il nostro buon Clay, e tutte le chicchette, come le chiamiamo noi, di questo fantastico mondo della tecnologia e dei videogame. Perciò Clay, che ne dici? Lasciamo direttamente la parola ai ragazzi di 4News. Bye!
Ciao a tutti amici di Otaku TV Italia, benvenuti su Target Games in collaborazione con 4news.it, la rubrica dedicata al mondo dei videogiochi. Oggi parleremo esclusivamente del Tokyo Game Show che si è tenuto appunto a Tokyo dal 19 al 21 settembre. Siete pronti a partire? Questa puntata parlando di Final Fantasy XV. Square Enix ha infatti dichiarato che il gioco è completo al 60% circa. Stando alle voci del director Hajime Tabata, si è detto ottimista per l'uscita del gioco nel 2016. Scartiamo quindi l'ipotesi di un'eventuale uscita nel 2015. TGS, novità importanti per Tekken 7. Curve mozzafiato e tacchi alti sono questi i privilegi che descrivono la nuova Catalina, nuovo personaggio di Tekken 7, che comprenderà uno stile di combattimento nuovo introdotto che si chiama Savate Style. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain in arrivo nel 2015, confermato da Hideo Kojima durante la kermesse nipponica. Inoltre è stato mostrato un video gameplay di oltre 20 minuti. Cari amici di Target Game, Otaku TV Italia, Otaku TV Mania, sono Alessandro. Davide vi aveva introdotto a questo video, a questo speciale, ed è uno speciale dedicato esclusivamente a Final Fantasy XV, più in generale anche al TGS, però preferiamo focalizzarci sulla nuova opera di Square Enix. Questo perché? Beh, facciamo una precisazione innanzitutto. Final Fantasy rappresenta bene o male il brand che è entrato in tutte le case e rappresenta uno dei brand giapponesi più forti, anche in cui esatto momento, cioè nel momento in cui il mercato giapponese sta perdendo colpi in questo preciso momento storico, rappresenta comunque uno dei brand più solidi. Final Fantasy è entrato nelle nostre case oramai da tantissimo tempo e anche chi non si occupa di videogiochi comunque riconosce nel nome, nel brand, cosa si sta andando a sviluppare. Questa demo arriva dal TGS della stessa, credo con molta probabilità, che si troverà all'interno di Final Fantasy Zero R-Type, che dovrebbe arrivare da noi nei primi mesi del 2015, se non vado errato, ora sono a memoria, quindi non ricordo con precisione. La demo è contenuta all'interno, poi durerà all'incirca 3 ore. Questo spezzone è stato caricato su YouTube ed è commentato dai ragazzi che l'hanno giocata direttamente allo show floor Square Enix e soprattutto dai producer da Square Enix, da qualche membro del team di Square Enix. Io vorrei focalizzarci un secondo proprio su questo titolo, su 15 nello specifico. Ricordate tutti il Versus 13? Bene, questo è Versus 13 che non ha mai visto la luce, si è trasformato direttamente nel 15° capitolo della fantasia finale. Oramai Final Fantasy ha attraversato un lungo cammino, ha attraversato una lunga strada per arrivare nella forma definitiva, cioè quello che abbiamo oggi tra le mani, abbandonati i combattimenti a turni dal 12, si è occidentalizzato un pochettino di più. Forse qualcuno già sta storcendo il naso davanti a queste mie parole, però è il mercato che l'ha richiesto. È vero, può essere cambiato il brand, è sicuramente diverso rispetto a prima, però non dimentichiamoci mai di una cosa: questo rimane l'unico titolo giapponese chiaramente che è entrato di forza nei nostri cuori e per sempre lo rimarrà. Notizie di pochi minuti fa, in realtà noi stiamo registrando questa puntata, non avevamo il tempo di inserirla, è che Tabata, il signore che in apertura Davide ha illustrato la sua dichiarazione, cioè di quando vedrà la luce che il Final Fantasy XV, che è il producer del gioco, il director, ha affermato di volere un Final Fantasy più casual. Questo non vuol dire che la struttura del gioco verrà saturata in favore di un sistema più pratico, no, semplicemente si tratta di aprire, di concedere al giocatore delle opzioni, quali possono essere, come ad esempio ha spiegato lui, non guidare le auto presenti all'interno del gioco per godere del paesaggio. Questa è una scelta che bene o male deve entrare
e deve essere accettata per forza anche nel mondo occidentale. Questo perché? Perché il Giappone, basti pensare infatti al TGS, cosa è successo? Il TGS quest'anno era molto incentrato sui titoli mobile. Questo perché il Giappone sta lentamente abbandonando la cultura del videogioco per farne nascere un altro, ovvero per espandersi. Nintendo e Sony, Sega, arrivano tutti i videogiochi, la maggior parte dei videogiochi che abbiamo giocato negli anni 90 arrivavano dal Giappone e bene o male hanno influenzato anche la nostra cultura, tanto appunto da far crescere anche canali dedicati come Otaku TV Italia e come tanti altri. Quindi il fatto che i giapponesi ora vogliono prendersi un nuovo spazio di mercato è dovuto esclusivamente al fatto che hanno bisogno di conquistare qualcosina, e di conseguenza questo può andarsi a riflettere anche sul mercato principale dei videogiochi, ovvero quello per console e per PC. Detto questo, parliamo nello specifico adesso del TGS, continuiamo per un secondo Final Fantasy XV. Cos'è il TGS? Beh, il TGS è semplicemente l'essenza del videogioco giapponese a Tokyo, in Giappone. È una fiera totalmente incompatibile con i nostri gusti occidentali, questo perché noi abbiamo una cultura totalmente diversa, ma fatevi un giro tra gli stand se ne avete la possibilità. Ogni anno a settembre, se ne avete la possibilità, fatevi un giro, perché l'aria che si respira al TGS è veramente unica. Oltre a Final Fantasy XV, però, sono state mostrate tante altre cose divertenti. Innanzitutto abbiamo si è potuto ammirare finalmente Psycho Break, o meglio The Evil Within, il nuovo gioco di Tango Gameworks prodotto da Bethesda. Abbiamo poi avuto occasione di ammirare nuovamente Resident Evil Chronicles, si tratta di un nuovo capitolo in arrivo breve. E i remake, che sono delle notizie importanti, ci sarà anche l'opzione dell'uscita a capitoli per quanto riguarda il remake di Resident Evil 2, che in tantissimi stavano aspettando. Non solo, abbiamo potuto anche assistere al disastro di Dragon Quest Heroes, il Musou, che non è un genere, è una schifezza in realtà, almeno stando praticamente a tutti i commenti dei fan appassionati. Insomma, il TGS è anche questo, non è solamente Final Fantasy, non è solo Square Enix, però Square Enix quest'anno ha occupato una posizione particolare, anche perché era tanto che non sentivo parlare di Final Fantasy XV e non lo si vedeva in azione. Queste immagini, questo combattimento che state ammirando, e sembra veramente un prodotto curato alla perfezione. Non manca tanto l'uscita, ancora 2 anni circa, nel 2016 avremo, salvo smentite, questo piccolo gioiello. Io vi lascio questi ultimi sprazzi di demo, ci risentiamo settimana prossima con una puntata più dedicata a noi occidentali. Ciao a tutti e buon proseguimento di settimana. Eccoci qua, ritornati in studio, ringraziamo i ragazzi di 4News nella persona di Alessandro e appunto tutto il suo team, che collabora con Otaku TV Italia per creare questa nuova rubrica chiamata Target Game sul mondo della tecnologia e dei videogame. Beh, innanzitutto, prima di continuare a lasciare la parola a Clay per la nuova rubrica, l'ultima rubrica della puntata di oggi, volevo ricordare a tutti quanti voi che ci sono vari metodi di guardare Otaku TV Italia in streaming su 4Music TV. Come? Semplicemente andando sul nostro sito internet www.otakutv.it, nella sezione streaming di appunto Otaku TV Italia e 4Music TV, e potete guardare tranquillamente il canale in streaming dal nostro sito internet, oppure intrattenervi con le varie chicchette che troverete appunto sul nostro sito. Se no, con una nuova nata, diciamo così, nella famiglia della telecomunicazione di quarta rete, l'applicazione per mobile la potete trovare su Android chiamata Quarta Rete, e invece per chi magari utilizza un dispositivo Apple la potrete scaricare su iTunes con il nome per l'appunto di questo canale che ci ospita, 4Music TV. Beh, passiamo alla terza e ultima rubrica di oggi, lasciando la parola al nostro Clay che ce la presenta. Tra l'altro aggiungerei che l'applicazione che si trova sull'App Store è molto comoda, quella di sì. Quarta Rete 4Music TV, perché ovunque ti trovi puoi vedere tranquillamente il canale. Eh sì. Detto questo, che lo dice sempre lui, ma soprattutto lo dico anche sì, io. Infatti. Detto questo, presentiamo Roberto Cera, che ci guiderà nel mondo dello steampunk, questo mondo, questo universo parallelo pieno di alternative tecnologiche, tutte basate sul vapore, sullo steam, come si dice appunto steam in inglese. E questa volta ci parlerà di un libro, Mondo 9. Andiamo, vai Roby. Vai Roby. Questa settimana volevo parlarvi del caso letterario dell'anno, nel mondo della fantascienza naturalmente.
Il libro in questione si intitola Mondo 9 ed è stato scritto da Dario Tonani. Dico dell'anno anche se oramai i racconti hanno alcuni anni, ma sono stati raccolti e stanno riscuotendo un successo incredibile negli ultimi 2 anni. Un successo che non copre soltanto l'Italia, ma soprattutto, ed è questa una cosa importantissima, territori al di fuori della nazione. Gli Stati Uniti e il Giappone sono letteralmente impazziti per questa saga che continua a presentare nuovi volumi. Parliamo però di Mondo 9. Sabbia. Pensando alla sabbia, tutti noi, in questo periodo soprattutto, pensiamo alle vacanze appena terminate. Alcuni più audaci potrebbero pensare a cantieri o ad altre creazioni. Ma le sabbie di Mondo 9 sono diverse, sono pericolose, sono mortali. Immaginate un mondo ricoperto da deserti, nel quale si spostano degli enormi macchinari, delle macchine grosse più di palazzi, con delle ruote alte anche decine di metri, e che hanno una sorta di coscienza. Non stiamo parlando di veri e propri robot, stiamo parlando di mezzi che hanno un'intelligenza che gli permette di autoreplicarsi. Come? I 4 racconti che formano il libro intitolato Mondo 9 presentano un mondo in cui un veleno potenzialmente tossico è presente in tutto ciò che compone questo pianeta. La sabbia, come abbiamo detto, è il mezzo principale di trasmissione di questo veleno. Basta toccarla per essere lentamente corrosi e trasformati in qualcosa di diverso. E non c'è scampo. Ma questo non è solo l'aspetto terrorizzante di Mondo 9. Ce ne sono altri, ancora più incredibili. Vi ho parlato di macchine semisenzienti. Benissimo. Immaginate, come ho detto, una costruzione grossa come un palazzo che si sposta attraverso questi deserti e che è in grado di ripararsi da sola utilizzando materiale organico. Come? Non voglio rovinarvi la sorpresa. Vi dico solo che pezzi di cadavere, volatili, guano, vanno a costituire i pezzi di ricambio che, come appunto, diciamo in una madre amorevole, vengono creati all'interno delle navi in questione. La Robredo è assolutamente una delle costruzioni più interessanti di questo mondo. Al suo interno vengono generate delle uova. Da queste uova escono pezzi di ricambio. Pezzi di ricambio che si muovono, che crescono, che si sviluppano e vanno a posizionarsi esattamente dove un guasto compare. Questo è solo uno dei livelli di coscienza delle macchine di Mondo 9. Sono tante altre le novità che il libro di Dario Tonani presenta a chi si avvicina curioso. Alcuni rimandi potrebbero ricordarvi opere del passato, opere più note. Ne un esempio, il vetro formato da una sorta di gelatina che ingloba tutto ciò che gli si scaglia contro e che funziona da, potremmo dire, parabrezza di queste enormi strutture. Questi sono soltanto alcuni accenni. Ora vi faccio vedere che cos'è il Mondo 9. Vai col filmato.
Che ne dite? Vi ho fatto venire un po' di curiosità? Come vi ho detto, questo è soltanto un piccolo accenno di quello che potete trovare in questo fantastico libro. Vi racconterò poi come si è sviluppato e tutte le novità che hanno circondato, come succede in un vero mondo, l'uscita di questo fantastico volume. Ora volevo ricordarvi, come vi ho detto, una piccola manifestazione, che tanto piccola non sarà. A Torino il 17, il 18 e il 19 ottobre si terrà la terza edizione di Vaporosamente, la grande fiera del vapore. La location sarà una location sensazionale, un locale interamente steampunk nel quale gli ospiti, i convenuti e i curiosi potranno immergersi interamente e pienamente in un'atmosfera di un altro secolo. Maghi, conferenze, presentazioni di libri, ma anche concerti, vi ricordo, ci saranno i Poison Garden, arricchiranno le tre giornate dell'evento che probabilmente passerà alla storia come il più grande evento steampunk di tutta Italia. Quindi, cosa dire? Non vi rimane che venire Vaporosamente e prepararvi per vaporizzare le vostre menti. Ragazzi, un saluto da Steam Your Mind. Rieccoci di nuovo qua dal nostro studio digitale che abbiamo ripopolato nella versione un po' più invernale oramai, anche visto il tempo, di Otakumania. Perciò siamo arrivati alla parte non di abbiamo parlato chiusura. Del tempo oggi perché siamo sì. All'interno tra l'altro sì, hai questa ragione cosa. Però dovevamo fare una citazione, quindi l'abbiamo fatta. Anche Otaku Meteo c'è anche questa volta, sempre. Infatti prossimamente avremo una rubrica apposta. Intanto salutiamo il nostro Roberto Cera per questa nuova puntata dedicata a Steam Your Mind, la rubrica sul mondo steampunk con il quale ripercorreremo e apprezzeremo un po' più quest'arte da vicino, grazie al nostro Roberto che ce la spiega. Beh, essendo oramai in fase di chiusura, come vi stavo dicendo prima, ricordiamo i numerosi appuntamenti che si trovano sul digitale terrestre, su 4Music TV al numero 613 del digitale e 5613 di Sky, partendo da lunedì. Il lunedì abbiamo la replica della puntata del sabato. Martedì abbiamo una nuova puntata del KJ Show insieme all'Ocha Caffè con DJ Shiro ed Eriko. Invece il mercoledì si torna con le lezioni di giapponese. Per andare poi al giovedì con una puntata dedicata al meglio di YouTube con uno degli nostri special per intrattenervi al meglio le vostre mattine. Il venerdì invece vi riproponiamo la replica della puntata del sabato. Per non dimenticare il venerdì pomeriggio alle ore 15 il nostro appuntamento con Otaku TV Italia Live, lo show in diretta dell'Otaku TV Italia su questo canale insieme a me e a Federico Gobbo, che in genere è dietro la telecamera, sempre presente ma si vede poco, solo il venerdì. Il sabato mattina avremo un'altra novità grazie all'Ocha Caffè, stiamo parlando del KJ Road Show. Insieme a loro andremo per le strade del Giappone e non solo, per farvi vedere le fantasticherie di questo mondo. Che direi una cosa interessantissima, soprattutto per chi è appassionato del Giappone. Assolutamente sì. Poi abbiamo ovviamente la puntata del sabato sera, quella che state guardando. E concluderemo la settimana con la nostra domenica mattina, che vi proporrerà di nuovo un altro special di Otaku TV Italia, o il meglio su YouTube, o uno degli ultimi servizi, che appunto il nostro Clay vi anticiperà per tenervi un pochettino sulle spine. Allora. Esatto, in futuro su questo canale, bellissimo canale, su questa bellissima trasmissione Otakumania, troverete un piccolo special sulla Zombie Walk che c'è stata questa domenica, quindi il 21 settembre. Poi ci sarà uno speciale sul Volta Comics e, visto che io andrò come Ghostbusters Italia, andrò a Roma al Romix, farò anche un piccolo speciale sul Romix. Quindi in futuro avrete tutte queste informazioni e questi piccoli video. Perciò ragazzi, anche per oggi è tutto. Io ringrazio il nostro Clay per avermi tenuto compagnia e ringrazio tutti quanti voi che ci seguite sempre più numerosi da casa tramite le televisioni e i vari social network su internet. Perciò anche per oggi è tutto, un saluto da me Alberto. Un saluto da me Clay. E ci rivediamo sempre qua sull'Otaku TV Italia per un altro dei nostri servizi. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao!